Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tell. Il nostro percorso in giro per l'Italia alla scoperta delle kermesse fieristiche ci conduce a scoprire anche quelle che sono le caratteristiche del territorio adesso limitrofe, per cui scopriamo questa volta il territorio definito Parco del Ticino e per questo entriamo all'interno di Cascina Caremma. Cascina Caremma, che è un agriturismo e nature spa dove sono perfettamente rispettate le connotazioni del territorio e anche le caratteristiche del gusto e della gastronomia. Non svegliamo oltre, ma vi conduciamo con noi all'interno di una cascina da vivere così. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over. Entriamo in Cascina Caremma con il titolare Gabriele Corti. Cascina Caremma, cioè, nasce nel 1988 e praticamente noi offriamo almeno l'80% di prodotti che sono tra l'altro biologici certificati e questo non è una cosa da poco. Adesso ci stiamo muovendo anche sul fronte energetico. Abbiamo una caldaia che funziona a legna cippato pellet, stiamo approntando anche il discorso fotovoltaico solare termico. Le persone che venivano in cascina e che hanno voluto sempre di più trovare oltre ai prodotti anche dei servizi, per cui le camere, per cui l'attività didattica con le scolaresche, per cui lo spazio aziendale dove poter comprare i prodotti e portarsi a casa un pezzo di campagna, un pezzo di ricordo di questo luogo e poi per finire con il centro benessere. Il Parco del Ticino è stato una delle nostre fonti ispiratrici. Abbiamo creduto nella bellezza di un luogo di villeggiatura anche giornaliera, diciamo, di scampagnata domenicale e siamo convinti che abbia delle potenzialità, e lo stanno dimostrando i fatti, per un turismo anche straniero, per un turismo più residenziale. Noi siamo in una zona protetta, per cui anche il nostro prodotto agricolo ha un valore aggiunto, che è quello di essere in un luogo sano, pulito, lontano dalle industrie, eccetera, eccetera, eccetera. Il menù è legato, per quello che ho detto prima, è fortemente legato all'andamento stagionale, perché è una produzione locale e quindi è legato anche alla tradizione contadina, alle produzioni agricole tipiche. Abbiamo fatto un lavoro anche di ricerca su alcuni piatti, su alcuni prodotti, tra cui i salumi sicuramente spiccano, perché sono più di 20 anni che produciamo almeno 25 tipi di salumi diversi. Poi per passare poi dai cereali, tra cui spicca sicuramente il riso. www.caremma.com. E il signor Corti vi accoglierà spiegandovi quelle che sono le origini di questa bellissima filosofia di vita. Questa è una vita contadina da vivere a chilometri zero.